si vede anche in questo. Un'unità di intenti e di azioni che è indispensabile mantenere e che ci vede in prima linea. Il Governo ha promulgato lo stato di emergenza fino alla fine dell'anno per intervento all'estero e quindi anche su questo fronte il Governo ha reagito, ha stanziato anche 3 milioni di euro, ha disposto lo stato di emergenza di rilievo nazionale, stanziando ulteriori 10 milioni di euro. Il 4 marzo il Ministro del Lavoro Orlando ha riunito il Consiglio nazionale del terzo settore per affrontare l'emergenza. All'8 marzo, ma ho i dati anche del 9 marzo, ma all'8 marzo, dunque, il paragone dei dati dà un'idea della non solo la dimensione, ma anche la velocità del fenomeno dell'arrivo. All'8 marzo i dati sugli arrivi mostravano 21.095 cittadini ucraini. Oggi i dati sono di 23.872. Principalmente la frontiera attraverso cui passano, la frontiera al confine italo-sloveno. Oltre il 90% è costituito da donne e bambini. Di nuovo, all'8 marzo i dati mostrano 10.500 donne, al 9 12.000. Gli uomini erano 2.000, ora sono 2.200. I bambini erano all'8 marzo 8.500, oggi sono 9.700. E il flusso è certamente destinato ad aumentare. I primi strumenti di assistenza sanitaria sono stati offerti, organizzati dalla Protezione Civile, in particolare per la gestione e il contenimento dell'emergenza da Covid-19. Inoltre è stato previsto un ampliamento della rete d'accoglienza. Abbiamo disposto, tra l'altro, che i cittadini ucraini possano essere ospitati in tutte le strutture di accoglienza per migranti, anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale o dal possesso di altri requisiti previsti. Lo sforzo organizzativo in atto coinvolge tutti i livelli di governo, sia al centro sia sul territorio. E voglio ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell'Interno, le Regioni, i Comuni per il loro sforzo, in particolare sul fronte dell'alloggio per i profughi. In questo scenario di crisi l'Unione Europea ha saputo riallacciarsi alle radici fondanti della costruzione europea. Rispetto dei diritti umani e solidarietà, valori che l'Italia ha sempre posto alla base della sua politica di accoglienza. Voglio ringraziare tutte le forze politiche e in particolare l'opposizione per la grande prova di unità e lo spirito costruttivo dimostrati nella gestione di questa crisi. Sono certo che l'Italia farà la sua parte fino in fondo, come sempre. Nel dramma, nell'emergenza, nel terrore, ci scopriamo migliori di come pensiamo di essere. Per la grande, dicevo, prova di unità e di spirito costruttivo nella gestione di questa crisi, e sono certo che l'Italia farà la sua parte grazie anche alla qualità delle sue istituzioni, alla robustezza della sua società civile. Grazie.